Presidente, era una partita molto importante questa, una partita alla quale ovviamente tenevate molto. Che è successo? Cioè, che è successo l'abbiamo visto, ma insomma, qual è l'atteggiamento adesso? L'atteggiamento di chi? Della società? Della società. La società, come ha già detto il mio co-presidente l'altra settimana, è sul mercato. In questo momento trovare qualcuno sul mercato di profilo alto, come stiamo cercando noi, è veramente difficile, quasi impossibile. Abbiamo un medical joker, che è la situazione che si è creata purtroppo per l'infortunio di Anna Adelusi, quindi possiamo andare a pescare un atleta extracontinente, extraeuropea. Il problema è che i campionati sono in atto, stiamo valutando dall'America alla Cina e siamo costantemente, io, il mio co-presidente, direttore sportivo e lo staff tecnico, mentre che analizziamo veramente tante atlete. La realtà è che non stiamo trovando un profilo o due profili come stiamo cercando per rinforzare a sto punto la squadra, che indubbiamente a oggi si può dire che è molto in discesa rispetto a quello che ci aspettavamo in questa fase di ritorno di campionato. Per la prima volta in stagione abbiamo sentito i Crazy Cats, che normalmente sono compassati, avere un atteggiamento di protesta contro l'allenatore. Non l'ho sentito, non ti saprei rispondere in merito. E la tua posizione sulla partita di oggi? La mia, scusa? Posizione sulla partita di oggi, un'impressione sulla partita di oggi. La partita di oggi ci manca totalmente tutto quello che è l'attacco, la persona, le atlete che abbiano il coraggio di attaccare una palla e metterla a terra nel modo che hanno dimostrato di saper fare nella prima fase di campionato. Le stesse atlete, se vai a analizzarle, le schiacciatrici lo mettono giù con una percentuale in meno veramente importante, che fa sì che dall'altra parte la palla non vada a terra e gli avversari ricevano tutto. Siamo calati purtroppo nel fondamentale del servizio, della battuta, siamo calati nel fondamentale dell'attacco, e quindi in questo momento qua siamo veramente in codice d'allarme e andiamo nella direzione che vi ho appena finito di dire. La stessa domanda che abbiamo fatto la volta scorsa a Marini. Emilio. Avanti con Bellano. Avanti con Bellano, sì.